Cambiamo decisamente argomento, parliamo adesso di un gruppo folcloristico storico catanese, i Figli dell'Etna di Rita Corona, nonostante l'uscita di scena della fondatrice che il prossimo mese di febbraio compirà 100 anni, la tradizione continua grazie all'impegno e alla passione di alcuni componenti del gruppo. Li abbiamo incontrati. La vita nei campi, nella comunità, in famiglia, il lavoro, le tradizioni, l'amore. C'è tutto il patrimonio culturale siciliano negli spettacoli del gruppo folk culturale Figli dell'Etna, fondato e diretto dal 1956 per 50 anni dalla signora Rita Corona, mamma del giornalista Rai Puccio Corona, ritiratasi nel 2006. Oggi la componente storica del gruppo ha deliberato la ripresa dell'attività in onore della fondatrice che compirà 100 anni il prossimo mese di febbraio. L'associazione Anta Sicilia Onlus, che dal 1991 si occupa di educazione all'ambiente, nell'ambito del progetto Genti dell'Etna, guida adesso la compagine folcloristica catanese. Ecco alcuni rappresentanti del gruppo, che vanta 30 componenti e comprende 3 generazioni, riuniti come ogni settimana in vista delle rappresentazioni. Le prove si tengono nel teatro della parrocchia San Paolo di Gravina di Catania. Lo spettacolo nel suo complesso è adeguato alla realtà del tempo inscenato, la Sicilia contadina di fine Ottocento. Dai canti popolari come Ciuri Ciuri o Vittina Crozza, alle danze, ai costumi di scena, 3 per ciascun interprete, da lavoro, da domenica e da gran festa. Qui li vedete sul palco allestito a Piazza Regina Elena a Trappeto in occasione della seconda carrettata siciliana. Ma il gruppo ha girato il mondo e ha incontrato personalità del calibro di Papa Giovanni Paolo II e del Cardinal Tarcisio Bertone, segretario di Stato Vaticano, ed è stato accolto con calore dai siciliani all'estero. Andare a conoscere, incontrare i famosi migranti, sia negli Stati Uniti, dove abbiamo partecipato per 4 volte nel mese di ottobre al Columbus Day, o anche in Germania, in Belgio, in Francia stesso. Ecco, sono delle emozioni fortissime che possono essere sicuramente paragonate a quelle dell'incontro con delle personalità. Numerosi premi ricevuti, ma il riconoscimento maggiore, dicono, proviene dall'entusiasmo della gente. L'obiettivo del gruppo, animato dalla passione, è quello di tramandare la cultura siciliana, tutelandone e preservandone la bellezza. È importante, soprattutto per i giovani, per quanto riguarda gli anziani o chi sta fuori. Pur essendo così lontani, hanno una visione molto più vicina a quella che è la nostra Sicilia, di quando ne abbiamo noi, che siamo più o meno, diciamo, rimasti nella continuazione storica della nostra vita. I figli dell'Etna, nel corso delle rappresentazioni mimo-corali, ripropongono anche proverbi e giochi dell'epoca. Paladini della realtà isolana, inscenano lo spettacolo dei pupi siciliani e a Natale presentano al pubblico una natività ispirata agli aneddoti narrati dalle anziane alla signora Corona. La signora Corona ci ha insegnato ad amare la nostra terra, le nostre tradizioni. Sicuramente io penso che un po' di questo già deve esserci dentro il tuo cuore. Saranno pubblicati a breve 2 libri scritti dal presidente dell'associazione Anta Sicilia Onlus, Sebastiano Lorenzo Di Stefano, una biografia che narra gli oltre 50 anni di attività del gruppo e un racconto di Iano Cantastorie.